300.000 euro cercansi. È la somma di cui ha bisogno il comune di Palo del Colle per bonificare l'area della ex discarica in contrada Trappeto del Principe. Dopo il nostro servizio, nel quale evidenziavamo la combustione ancora in corso dei rifiuti a distanza di 15 anni dalla chiusura, e dopo il copia e incolla degli inviati di Striscia la Notizia, la questione è diventata di dominio pubblico, tanto da essere argomento di un consiglio comunale. Allora siamo tornati sul luogo del delitto insieme al sindaco Domenico Conte e al neo assessore al bilancio Oronzo Panebianco. I rappresentanti dell'amministrazione palese, pur consapevoli della necessità di un intervento rapido per la messa in sicurezza dell'area, hanno voluto prima di tutto tranquillizzare i cittadini sui rischi per l'ambiente. Passiamo davanti all'ex discarica di Palo del Colle in compagnia del sindaco di Palo del Colle, Domenico Conte. Allora, sindaco, dopo il nostro servizio, poi è seguito quello di Striscia la Notizia, c'è stata un po', insomma, di confusione su quella che è la situazione di questa discarica dismessa. Qual è la situazione, ce lo spieghi lei, e che cosa sta facendo il comune, insomma, per mettere in sicurezza questo sito? Benissimo, grazie innanzitutto per essere ritornati qui a Palo del Colle. E innanzitutto a me serve chiarire una cosa essenziale, serve tranquillizzare la cittadinanza. Problemi di inquinamento non ce ne sono, e non lo faccio perché devo tirare l'acqua al mulino dell'amministrazione, ma lo faccio per tranquillizzare, in quanto anch'io sono cittadino di Palo del Colle. Qui abbiamo un progetto di 800.000 euro, di cui 500.000 euro di parte comunale e 300.000 euro di parte regionale. Siamo stati ammessi a finanziamento nel 2011, all'indomani del mio insediamento, e a distanza di un anno, il 29 marzo 2012, la regione mi comunica di aver definanziato questo progetto, in quanto i valori delle analisi non rientravano in caratteristiche di messa in sicurezza, di bonifica, ma di messa in sicurezza, quindi non c'erano situazioni gravose al problema. Ecco perché ha definanziato l'opera e non abbiamo potuto nel 2012 mettere in atto la completa messa in sicurezza. Insomma, la corrispondenza fitta tra Regione e Comune ha portato prima allo stanziamento di poco più di 800.000 euro per una bonifica ritenuta indispensabile, poi alla revoca della parte regionale, circa 300.000 euro. La sinistra Ecologia e Libertà, che governa la Regione, questa volta ha dimenticato l'ecologia. Eppure, per quanto le analisi affidate dal Comune a un'azienda specializzata mostrino valori tutti sotto la soglia d'allarme, la preoccupazione resta alta. La falda dovrebbe essere al sicuro, ma cosa viene diffuso nell'aria dai fumi di combustione? Altro discorso ovviamente è quello dell'inciviltà di chi continua a usare certi siti come discariche per materiali speciali, nonostante il servizio di recupero a costo zero offerto da molti comuni. Noi abbiamo un territorio di 80 km quadrati, quindi un territorio grande, tre volte più grande di quello di Modugno, della vicina Modugno, quindi un territorio difficile da controllare, e ci sono più punti in cui gli incivili abbandonano di tutto. Questo è uno dei punti in cui viene sistematicamente abbandonato di tutto, nonostante il controllo lo operiamo sia durante il giorno che durante la notte, viene abbandonato rifiuto. Ci costa 40.000 euro annuali con un unico appalto la disinfestazione, quindi la raccolta del rifiuto e lo smaltimento ormai costoso, e tutti lo sappiamo, e questo è anche un appello alla cittadinanza, ai paesi limitrofi, affinché i rifiuti non debbano essere abbandonati per strada, perché il territorio è di tutti e con i soldi di tutti dobbiamo operare la disinfestazione del nostro territorio.